Ecco fatto, adesso sì. 5 rapine in pochi giorni e nel mirino quasi sempre negozi gestiti da stranieri arrestati dai carabinieri. 2 rapinatori. La serie di colpi inizia il 16 maggio ad Ottaviano, minacciando con un'arma il titolare di un negozio di casalinghi, portano via incasso e uno smartphone. Poi 3 giorni dopo tocca ad un negozio di San Gennaro Vesuviano, stessa modalità d'azione e l'incasso come bottino ed altri 2 esercizi commerciali. Ed ora ancora poi il 22 maggio rapina a Tersigno. Grazie alle indagini, nei sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni di testimoni sono stati fermati dai carabinieri per rapina Gaetano Largizione, individuato anche grazie ad un tatuaggio tribale, e Alessandro Sinagra, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Si sta ora approfondendo la loro posizione per la rapina ad un 33enne di Scampia, a cui con la minaccia di una pistola è stato portato via lo scooter poi usato per i successivi raid. Ferito a colpi d'arma da fuoco nella notte, medicato all'ospedale San Giovanni Bosco. La vittima è un 16enne di Casoria che le forze dell'ordine ha raccontato di essere stato affiancato in via Roma verso Scampia da 2 ragazzi in moto armati di pistola che volevano rapinarlo. Il minorenne ha reagito tentando la fuga ma è stato inseguito e colpito alle gambe. Gli inquirenti sono ora al lavoro per raccogliere informazioni sui rapinatori e tracciarne un identikit. In atto la verifica di possibili impianti di videosorveglianza, le telecamere a circuito chiuso potrebbero aver ripreso la scena. I carabinieri della stazione di Maddaloni nel Casertano hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali una 42enne residente a Marigliano ma di fatto domiciliato a Maddaloni. L'uomo si era reso responsabile delle condotte violente ai danni della propria convivente. La vittima è giunta all'esterno della stazione dei carabinieri di Maddaloni con l'intenzione di sporgere formale querela, è stata fisicamente aggredita dall'uomo al fine di farla desistere dal suo intento. I militari dell'arma, accorti di quanto stava accadendo per strada, sono immediatamente intervenuti bloccando l'aggressore. La donna, successivamente sentita in merito ai fatti, ha denunciato di subire da alcuni mesi le violenze del suo convivente anche in presenza di figli minori in un perdurante stato d'ansia. Soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Maddaloni, le hanno riscontrato anche diverse escoriazioni ad una spalla. Brutte notizie sul fronte dei lavori di Via Marina a Napoli. La fine dei lavori potrebbe slittare a fine anno. La rallentano a causa della mancanza degli operai. Le ditte edili infatti licenziano i pochi operai rimasti che non prendono lo stipendio da 2 mesi. Il comune aspetta dei soldi dalla regione Campania per sbloccare la quinta tranche di pagamenti. Alcuni mesi fa era stata prevista per il settembre 2017 la fine dei lavori, ma probabilmente i tempi di consegna si allungheranno ulteriormente. Comune e ditte intanto si rimpallano le responsabilità. I ritardi sarebbero da attribuire alle ditte e al tipo di materiale usato che si è già sgretolato in alcuni punti. I finanzieri del gruppo Pronto Impiego di Napoli, nell'ambito di un servizio contro la contraffazione, hanno scoperto 2 fabbriche clandestine dedicate alla produzione e al confezionamento di false Hogan. 15 responsabili denunciati all'autorità giudiziaria. I militari hanno scoperto 2 opifici clandestini di produzione in serie di confezionamento di calzature riproducenti il noto marchio, sequestrando 35 macchinari di ultima generazione, 450 paia di calzature unitamente a 133.000 pezzi tra tomaie, suole, etichette, scatole e semilavorati vari che avrebbero consentito la produzione di decine di migliaia di calzature. Il personale della NAS di Napoli ha proceduto alla chiusura amministrativa della cella frigorifero di una nota pasticceria di via Roma a Melito di Napoli. In seguito ad un controllo, la cella infatti è risultata essere priva dei requisiti minimi generali. Il personale dell'arma ha inoltre sequestrato circa 70 kg di merce tra torte, cornetti, creme e pan di Spagna, rinvenuti privi di qualsivoglia indicazione utile per garantirne la tracciabilità. E paura a Napoli, nel parco Virgiliano, contro la psicosi e anche terrorismo. Qualcuno ha visto un ragazzino thailandese che si aggirava con una busta dalla quale era visibile una pistola ed ha allertato la polizia. Gli agenti del commissariato di Bagnoli hanno accertato che si trattava di una pistola a salve, che il 17enne, secondo quanto ha raccontato, era alla ricerca di un poligono dove andare a giocare. Il tutto è avvenuto ieri nel pomeriggio. È stato allora che il ragazzino è stato segnalato alla polizia. Gli agenti nella
nella busta, oltre alla pistola a salve, hanno trovato anche 6-7 proiettili. Non parlando l'italiano e non riuscendo quindi a dare spiegazioni, la polizia ha convocato la madre del minorenne, che ha raccontato di aver acquistato lei la pistola giocattolo e che il rivenditore non le aveva detto che era necessaria alcuna autorizzazione per poterla usare. E il minorenne è stato denunciato per procurato allarme. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento con il TG. Trovo la circa più tardi. Grazie, ok, stacchiamo.